A differenza della Terra che orbita attorno al Sole, esistono miliardi di pianeti erranti che vagano per la Via Lattea senza orbitare attorno ad alcuna stella. Questi pianeti sono chiamati pianeti interstellari o pianeti orfani, o anche pianeti canaglia, volendo attenersi alla traduzione letterale dalla lingua inglese di rogue planets. Uno di questi è stato avvistato ai margini del nostro sistema solare. Cosa succederebbe se questo oggetto interstellare riuscisse ad attraversarlo? In che modo questo invasore spaziale influenzerebbe le orbite dei pianeti? Sarebbe in grado di spingere la Terra al di fuori della zona abitabile? Questo è cosa succederebbe se un pianeta canaglia entrasse nel nostro sistema solare. Se un pianeta non appartiene a nessun sistema stellare, è considerato un pianeta canaglia. Questo è un pianeta interstellare con un nome interessante. Dista solo 20 anni luce da noi, è quasi 17.000 volte più grande della Terra e possiede un potente campo magnetico che fa risplendere il pianeta di straordinarie aurore. Cosa accadrebbe se questo enorme pianeta alieno oltrepassasse i confini del nostro sistema solare? Condurrebbe alla fine dell'esistenza sulla Terra? Se il pianeta interstellare invadesse il nostro sistema solare, per noi potrebbe mettersi molto male. Questo pianeta canaglia si muoverebbe probabilmente a centinaia di chilometri al secondo. Se malauguratamente ci trovassimo in rotta di collisione con questo enorme oggetto alieno, la Terra verrebbe annientata del tutto. Ma non preoccuparti, il nostro sistema solare è piuttosto grande e le possibilità che un pianeta canaglia non ci colpisca sono davvero alte. Piuttosto, il nostro ospite interstellare andrebbe a interferire con le orbite di tutti gli altri pianeti del sistema solare. Questo perché un pianeta canaglia quasi 13 volte più grande di Giove avrebbe un enorme impatto gravitazionale, rendendo le orbite di altri pianeti, inclusa quella terrestre, più ellittiche. Ed è allora che inizierebbero i problemi per la vita qui sulla Terra. La Terra orbita nella zona abitabile del Sole relativamente limitata. All'interno di quest'area, detta anche zona Goldilocks, il clima non è troppo freddo, quindi l'acqua non si trasforma in ghiaccio, né troppo caldo, quindi l'acqua non ha la possibilità di evaporare. Un clima perfetto per la nostra sopravvivenza. Se l'orbita terrestre mutasse, le circostanze per la vita non sarebbero più così favorevoli. Il pianeta canaglia potrebbe non spingerci fuori dalla zona abitabile, ma ci farebbe comunque avvicinare parecchio al Sole, rendendo le estati molto brevi ed eccezionalmente torride. Il caldo estremo delle estati sarebbe seguito da inverni lunghi e molto rigidi. Se le estati si accorciassero, non avremmo il tempo necessario per coltivare i terreni. Superato il primo lungo inverno, l'umanità si troverebbe ad affrontare una carenza di cibo mai vista prima e l'umanità potrebbe estinguersi. La Terra potrebbe essere catapultata in un'altra era glaciale. Invece di essere preoccupati per il riscaldamento globale, lo saremmo per il raffreddamento globale. Dovremmo riconsiderare le nostre fonti energetiche e produrre più gas serra per portare il pianeta ad una temperatura un po' più elevata. Nel periodo invernale, d'altra parte, l'energia solare sarebbe inefficace, mentre potrebbe essere utilizzata efficientemente durante il breve periodo estivo. Considera che le cose sulla Terra andrebbero notevolmente peggiorando nel caso in cui essa venisse spinta fuori dalla zona abitabile. A quel punto la Terra si raffredderebbe decisamente, tutta l'acqua si ghiaccerebbe e noi congeleremmo. Questa sarebbe la fine della maggior parte delle specie sulla Terra. L'unica possibilità che avremmo di sopravvivere sarebbe di imparare a vivere sul fondo dell'oceano, accanto alle correnti termiche profonde che emettono acqua estremamente calda. Forse alla fine ci evolveremmo in una specie di vita diversa, in grado di dominare il pianeta ghiacciato. Per nostra fortuna, l'universo è enorme. C'è molto spazio tra i pianeti canaglia e altri oggetti nella nostra galassia. E, per fortuna, questo scenario è decisamente improbabile. E se non fosse così improbabile e dovessimo vivere sott'acqua? E se potessi respirare sott'acqua? Beh, ma questa è una storia per un altro. Cosa succederebbe se... Ehi, se ti è piaciuto questo episodio, clicca mi piace e non dimenticare di iscriverti al canale per rimanere aggiornato e per non perderti il meglio di cosa succederebbe se...